Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Board Games Dintorni e siamo ancora qua con Bloodborne. Perché? Perché ho bisogno di parlare ancora di Bloodborne. Oltre che probabilmente faremo una mezza partita adesso, vediamo, con la Ludwig Holy Blade, la nostra Hunter con la spadona grossa che poi diventa anche una spadina. Era uno degli Hunter più veloci questo nel gioco. Allora, perché voglio parlare ancora di questo Bloodborne? Innanzitutto, questo gioco mi sta veramente ritornando veramente in auge e in stripe dopo 3 anni dalla sua uscita. Quando l'ho avuto, ribadisco, purtroppo ero andato in burnout, avevo troppa roba di questo gioco, non me lo sono goduto come avrei dovuto e non mi sono accorto che effettivamente era molto più capolavoro di quanto pensavo ai tempi. Cioè effettivamente questo gioco è grandioso ed è tarato benissimo. Adesso vi spiegherò anche il perché, a cominciare dalla scatola, che è una delle scatole meglio organizzate senza aiuti esterni trovate in un gioco. Cioè, ha dentro un tray semplicissimo, però è organizzato benissimo, vi permette di organizzare benissimo le partite. Un gioco che ha pochi componenti, non ha tanti token, non ha tanti frinzoli fronzoli, ed è per questo che è ultra utilizzabilissimo come prodotto. Mi piace da matti questo aspetto. Però veniamo al sunto del perché considero questo praticamente un capolavoro di bilanciamento, collegandomi a un paio di commenti che qualcuno di voi mi ha lasciato nell'altro video di Bloodborne, no? Cioè, peccato che, qualcuno dice, peccato che il personaggio non ha questa chissà quale evoluzione. Allora, su questa cosa io sono parecchio in disaccordo. Allora, spostiamo un attimo la nostra cacciatrice e andiamo a mettere qua le nostre azioni basiche. Ora, a mio avviso questo gioco può essere apprezzato al 100% solo da chi ha giocato al videogioco. E comunque, ripeto, è un grandissimo gioco anche per chi non ha giocato al videogioco, ma apprezzarlo proprio al 100%, capirlo bene bene, secondo me lo può fare solo chi ha videogiocato Bloodborne, soprattutto chi ha goduto dell'atmosfera di Bloodborne. Perché tutt'oggi, dico la verità, tra tutti i Souls, tra tutti i cloni dei Souls, tra tutto quello che volete, il gioco che ha ancora un appeal fortissimo, che quando lo vedi comunque c'è, cioè, un qualcosa ti trasmette, a mio avviso è sempre Bloodborne, quantomeno per il sottoscritto. Ogni tanto uno dei miei figli si mette lì, ci gioca alla PlayStation, e devo dire che c'è sempre un qualcosa, senti un qualcosa quando lo vedi Bloodborne. È stato veramente un grandissimo capolavoro, quello è, non mi capaccio del fatto che non abbiano fatto un seguito o quantomeno una remastered fatta con le tecnologie di oggi, sinceramente non me ne capacito, però vabbè, quello è. Ora, Bloodborne, tu hai il personaggio che potenzi passando di livello, acquisendo XP, stessa roba che è stata fatta qua, e ha delle caratteristiche base. Adesso perdonatemi, ma quelle esatte del videogioco non le ricordo, non mi ricordo se erano queste 4 qua o ne aveva di più, comunque mi pare che ne avesse di più. Hai delle caratteristiche base, no? Che sono quelle con cui parti. Qua le caratteristiche, la genialata è stata rendere le caratteristiche delle carte. Quindi abbiamo questa che dovrebbe essere la caratteristica della skill, della bravura, diciamo. Poi abbiamo la caratteristica quella della vitalità, la caratteristica quella dell'agilità e quella della forza. Ok, quindi voi partite con un personaggio standard. Ecco, in teoria in questo gioco, che è moddabilissimo dalle house rule, potreste voler anche, cioè secondo me una delle rule carine potrebbe essere partire con un mix diverso di queste carte, cioè sempre usare le basic però senza stravolgere diciamo la partenza, ovvero non metterne 12 di dodge, che poi se giocate da soli potete farlo ma con altri no, perché non bastano le carte. Però in teoria, secondo me, in base al personaggio che avete, se ne avete uno molto molto sulla destrezza, potreste sacrificare una delle altre e mettergli una dodge in più, per dire. Potrebbe essere un modo per dare un po' più di, diciamo, di variante al titolo. Però ecco, è una piccola usurullina così che dovrei comunque testarla meglio anch'io. Il problema di questo gioco, di questo sistema, è evitare di sbilanciarlo. Che questo gioco è vero, è moddabile, ma è molto facile andare a sbilanciarlo, andare praticamente a sputanarlo, che è la cosa, è l'ultima delle cose che voglio, fermo restando che basicamente lavora già in maniera splendida.
Un'altra cosa che molti fanno è andare a toccare il sistema dei turni, dell'avanzamento turni, perché reputano che il gioco sia troppo restrittivo. Allora, in alcune situazioni in campagna anch'io mi sono ritrovato in situazioni abbastanza restrittive, però in realtà cioè, ti spinge a giocare bene tu, cioè se giochi bene bene quel tempo lì basta e avanza. Quando giochi con un personaggio solo, il tempo in alcuni frangenti avanza il doppio, quella cosa ti può mettere un po' nei pasticci. Ecco, l'unica srullina che potrei consigliare io durante la campagna è quella di evitare di andare avanti 2 volte, fare 2 click, 2 tacchi in avanti quando tu muori. Quando muori vai nell'Hunt and Dream, tac, tacchi in avanti, quando torni, tac, tacchi in avanti. Ecco, quelle 2 tacchettine in avanti le eviterei, non so, farei un avanzamento standard come giocare in multi, ma perché in solitario comunque è comunque molto più difficile. Cioè, con due Hunter il gioco è sicuramente meno difficile che usarne uno solo. Puoi anche fare, cioè con uno solo non puoi neanche sinergiare con altri Hunter, cose di questo tipo. Però d'altronde, per chi gioca in solitario, usarne uno è il top. Perché sì, puoi giocare a 2 mani, usarne e tenerne 2, però in realtà il videogioco sei da solo. Cioè, per gustarti veramente l'atmosfera del videogioco, è bello usarne uno come faccio io adesso. Ok, detto ciò, perché non sono d'accordo sul fatto delle caratteristiche, dell'incremento di potenza del personaggio? Ora, nel videogioco, voi diventate sempre più bravi perché come giocatori diventate bravi. Il personaggio lo potenziate, però quando potenziate il personaggio non è che sentite mai tutta diciamo, questa potenza in più rispetto al livello precedente. È un percorso molto, molto diluito e molto leggero, cioè non ci sono gradini di salti di potenza. In realtà voi diventate sempre più forti come giocatori perché diventate più bravi voi e conoscete i posti in cui andate, quindi sapete cosa aspettarvi da quei posti lì. Chiaro, la prima volta che andate in un posto venite disintegrati perché tra agguati e altro non sapete cosa aspettarvi, dopo alla decima volta sapete a memoria i percorsi, quindi siete, ovviamente siete più capaci. Ok? In più livellate. Quando arrivate a livelli alti, centesimo livello in su, sembra che siete quasi imbattibili. Ma perché diciamo, l'unione della vostra bravura più i potenziamenti chiaramente che ha avuto il personaggio. Però se fate un esperimento del tipo che se voi, adesso non vi dico come, però ipotizziamo che partite, prendete un giocatore nuovo di Bloodborne, lo fate partire al centesimo livello. Io vi garantisco che quel giocatore lì crepa tranquillamente come un nabbo anche alla prima, durante le prime fasi della partita. Non è assolutamente invincibile. Questo perché appunto il potenziare il personaggio in Bloodborne è un qualcosa che avviene su 2 livelli e avviene molto tranquillamente. Qui questo gioco da tavolo, a mio avviso, fa un lavoro ottimo nel ricrearvi la stessa, diciamo, la stessa atmosfera, se vogliamo, la stessa esperienza, ecco. Perché allora, qui bisogna diversificare campagna e calice dungeon. Durante la campagna voi di carte non è andata a cambiare chissà quante. Cioè, in una campagna poi arrivate al terzo capitolo che le avete praticamente cambiate tutte. Però inizialmente iniziate a cambiare pochine. Diciamo un 4-5 carte al capitolo. Sì, all'incirca, se ricordo bene quando giocavo la campagna, ne cambi quelle carte lì. Ed è l'unico upgrade che fate al vostro personaggio perché la vita rimane uguale, il resto rimane uguale. Ma queste carte che voi andate a prendere dal mazzo qua sono veramente tante, vanno veramente a potenziarvi bene, soprattutto se le usate con un minimo di, se andate a scegliere quelle con un minimo di cognizione, perché ci sono personaggi che sono più adatti, che ne so, a staggerare, vanno più sullo stagger, altri a doggiare, quindi dovete andare a prendere carte che bene o male riuscite ad incastrare bene. Ma alcune comunque sono in ogni caso fortissime. Cioè la carta, quella del leap che tu corri e attacchi, ti evita di sprecare una carta nel tuo turno per spostarti quando sei lontano. Tutte le carte che ti fanno pescare sono molto forti. Cioè, comunque queste carte qua ti potenziano tantissimo. Avendo un mazzo basico di 12 carte e basta, cambiarne un paio, già il personaggio vostro performa molto meglio. Perché non è che quelle carte non le vedete mai. Avete buone possibilità di averle in un paio di pescate, 2 o 3 turni vostri, quelle carte dovreste vederle. Ok? Quindi
Già quella cosa lì, l'incremento lo si sente quando iniziate a cambiarne due o tre di carte. Chiaro che durante la campagna è lunga, al terzo capitolo vi siete praticamente cambiati tutte le carte, avete un altro personaggio, ma lo sentite, cioè palesemente lo sentite. Io ero arrivato a essere fin troppo forte durante le campagne al terzo capitolo. In più, se le avete cambiate tutte, però comunque c'è sempre il fatto di poter aggiustare il mazzo scambiando carte che avete anche potenziate con altre che sono meglio di quelle che avete ricevuto. Perché l'unico problemino, che però è giusto che sia così, altrimenti sarebbe troppo stuccato il gioco, è il fatto che queste te le trovi a caso sulla plancia là del sogno del cacciatore. Cioè tu ne hai quattro a caso e scegli una di quelle, poi si refrescia quella carta lì, se ne mette un'altra. Ok, quella cosa lì ci sta, tu, però magari se allora, ti piace una certa carta, tipo questa qui, la Adaptive, non ti esce mai, senti un po', non so, ti senti un po' sfigato di qua di là, non puoi fare magari la tua build preferita, ma ci sta, perché comunque questo gioco qua è un gioco che tendenzialmente dovresti giocarlo veramente tante volte, dovresti giocarlo più spesso possibile, perché un gioco che si presta a essere giocato più spesso possibile, e ci sta che ogni volta la partita è diversa anche usando lo stesso Hunter, poi ti affeziona un Hunter, tenderai a usare sempre quello, e quindi tenderai anche a fare la stessa build se trovi le stesse carte. È bello variare per sperimentare, ti dà un po' più di varietà al gioco, quindi a mio avviso ci sta tantissimo quella cosa lì. Se volete condensare tutta questa esperienza in una singola sessione, vi giocate il Calice Dungeon. Calice Dungeon, effettivamente giocato bene, ti permette di potenziare il personaggio da 0 a 100, cioè ti fai praticamente tutto il mazzo nuovo, o poco ci manca, e lo senti che è molto più forte. E il fatto appunto che questo board game riesca a condensare due esperienze così diverse in due modalità di gioco, ma in maniera molto equilibrata, a mio avviso è sintomo di un ottimo game design. Cioè tu riesci a avere entrambe le esperienze fatte bene in una campagna, non livelli troppo presto, ma riesci ad arrivare al top a fine della campagna. Comunque le campagne sono tre capitoli, e poi vabbè, quando inizia una nuova campagna chiaramente inizi da zero, se non ha senso. Quando ti fai il Calice Dungeon invece ti fai tutta l'experience del personaggio, se ci arrivi vivo alla fine, e te lo senti proprio tutto, ti fai tutta la build, proprio perché è studiato il Calice Dungeon per fare delle one shot, e ci sta tantissimo. Uno dei motivi per cui magari ero rimasto deluso ai tempi è perché io mi aspettavo invece un gioco in cui tu iniziavi a livellare il personaggio e poi ti sparavi tutte quante le campagne con un singolo personaggio, potenziandolo sempre di più, ma era una cavolata, cioè sbagliavo io a pensarla così, perché non era ideato per essere giocato in quel modo. Cosa succedeva? Tu arrivavi alla fine della prima campagna, avevi il personaggio al massimo, magari l'avevi anche livellato bene perché avevi trovato una fracca di carte buone. Cioè non aveva senso poi giocarsi le altre con quel personaggio, cioè non ha proprio senso. A parte che poi, ripeto, ero arrivato, cioè arrivi con alcuni personaggi molto forti già di base, arrivi quando hai cambiato tutte le carte sue, che sei veramente troppo forte, cioè i mob normali non ti vedono neanche in questo gioco. Quantomeno la mia esperienza quella era stata. Ok? Quindi ci sta, cioè non c'è bisogno di roba ulteriore. Cioè il vostro personaggio non deve livellare in maniera esagerata, aumentando vite, queste cose qua lo rovinerebbe il gioco. Inoltre non dimentichiamo che abbiamo i consumabili, che sono veramente tanto forti. Guarda, ci sono sia le pistole qua che possono essere trovate durante la campagna, e quindi ce ne sono alcune che sono molto carine, molto interessanti, e poi abbiamo i consumabili che fanno tantissimo, ti vanno a colmare alcune lacune o ti traggono d'impaccio in alcune situazioni molto molto brutte, e tutta sta roba qua è equilibrata benissimo a mio avviso, senza che va a sputtanarti il gioco, diciamo il grado di difficoltà del gioco, che rimane abbastanza impegnativo. Poi più ci giochi, più diventi bravo, diventa sempre meno impegnativo, però te lo puoi rendere più difficile in moltissimi altri modi, si può moddare tantissimo questo gioco, però il punto è che riesce a darti quella sensazione che ha il videogioco. Cioè che tu alla fine diventi forte, nel videogioco non capisci perché, sì, comunque diventi forte, però c'è sempre il grado di sfida contro i boss, devi sempre stare attento perché basta un agguato che ti fanno e ti crepano in due mazzate, anche se sei all'80° livello, e bene o male qui quella roba lì è fatta così, cioè è graduale, non ci sono i gradini. Quello che voglio farvi capire è che ci sono alcuni giochi in cui quando livelli c'è il gradino, no? D&D dal secondo livello al quarto livello c'è un mondo, c'è praticamente un abisso, c'è uno del quarto, è nettamente superiore, lo senti. Qui quando inizi a cambiare una o due carte, sì, sei un po' più forte, quando inizi a cambiare mezzo mazzo, sei carte, cacchio,
lo senti che sei forte, ma è una cosa talmente graduale che risulta naturale ed è uguale a quello che succede nel videogioco. Comunque, a mio avviso, lo hanno veramente calibrato benissimo. O gli è andata di culo a farlo, sinceramente, non voglio essere cattivo, però magari gli è andata di culo a questi qua, all'autore che ha fatto il gioco e gli è venuto fuori un ottimo prodotto, oppure effettivamente l'hanno studiato veramente molto molto bene, perché più ci gioco e mi sto giocando di calice ogni giorno, e più mi rendo conto di quanto l'hanno fatto bene questo prodotto qua. E il divertimento qual è? A mio avviso, cioè per me, non so, ognuno di voi si diverte come vuole. Il mio divertimento è innanzitutto vedere ogni volta che build mi viene fuori, anche che vario una o due carte, mi varia comunque il gameplay del personaggio. Mi piace cambiare i personaggi, ogni calice che faccio cambio personaggio e ne uso uno nuovo per vedere un po' rispetto agli altri come si comporta. E poi tutte le varie combinazioni che ci sono tra mostri ogni volta diversi, anche se adesso sto usando sempre bene o male gli stessi, però mi piace che volendo tu li puoi mischiare tutti e avere veramente dei mostri molto differenti. Hai tanti boss, tantissimi mostri, insomma c'è tutto questo mischione di cose, di variabili che cambiano. Che me lo fa piacere. E il sistema di combattimento che devi stare attento perché basta poco che sei morto e devi calcolartelo bene bene, mi appaga tantissimo. Certo, è vero, c'è a volte quando ti viene veramente bene una build c'è il rischio di essere un po' troppo fortini per alcuni mostri, se c'è, cioè, alcuni non li vedi proprio neanche. E alcuni boss effettivamente ti durano pochissimo perché basta avere una molotov o due e il boss lo flambi in 2 turni senza problemi. Però in linea di massima tutta questa unione di meccanicucce che ha, di sistemi che ha, light e tutto quanto, girano veramente bene e mi ci immedesimo tantissimo come nel videogioco, che è la cosa principale. Ed è per questo che secondo me, se non avete apprezzato o giocato il videogioco, questo non lo potete apprezzare al 100%, perché a mio avviso è molto orientato, dedicato ai giocatori del videogioco, come era giusto che fosse, cioè non doveva essere un gioco per famiglia, diciamo per tutti. Questo è un gioco che lo capisce bene bene, lo apprezza bene bene chi ha fatto il videogioco. Ci sono molte chicche dentro nelle campagne, tipo il clarion che suona, tutte quelle cosine lì, che sono proprio del videogioco, quindi quelle robe lì uno che non conosce il videogioco sinceramente non sa neanche che cavolo vogliono dire, alcuni NPC, alcune cose qua dentro sono proprio dei fan service per chi adora questo qua, perché se lo dovessimo analizzare come board game e basta, forse risulterebbe un po' piattino, ma vedendolo dal punto di vista proprio del videogiocatore di Bloodborne, questo qua a mio avviso non può che non essere un capolavoro, comunque meglio di così, con un sistema così elegante di carte, non era facile fare. Con i dadi, chi lo sa, avrebbero rovinato tutto, ci sarebbe stata troppa ala. Sì, può essere, effettivamente. Io adoro comunque il sistema che hanno fatto qua. Secondo me è veramente bilanciato proprio al limite. Cioè, è un sistema per cui se uscivano un attimino potevano rovinare tutto, se uscivano un attimino dalle righe. È proprio bilanciato al limite. Mi piace molto molto. Ora, facciamo qualche turnetto di questa qua, dai, vediamo un po'. Allora, vi faccio vedere, abbiamo un sogno del cacciatore con il campanaro, che è bastardissimo, ha tutte special che vanno praticamente a evocare gli altri, il mitico ratto del labirinto, che è una minia tra l'altro bellissima, questo pitturato fa veramente la sua porca figura, è un rattone rognoso, quando ti arriva da dietro, in un videogioco ti arrivava da dietro ti faceva male. E il cane rabbioso che non lo becco quasi mai come carte, io le scelgo a caso, però oggi mi è venuto fuori il cane rabbioso. Andiamo a piazzarci gli upgrade, quindi abbiamo un po' una stagger, un blocco, un'altra stagger, stagger a me non è che mi fanno tanto piacere. Ecco, poi a volte magari ragazzi dovete livellare anche solo per liberarvi queste carte e andare a pescarne altre. Quindi questo è il Hunter Dreams. Dream, la S non so perché ce l'ho messa, vabbè, il mio inglese purtroppo fa pena, lo so, me ne rendo anche conto da solo. Ok, e ci giochiamo un paio di turnetti, dai. Allora, andiamo a vedere i riti del calice, gioco sempre in easy mode, quindi non metto le trappole che mi danno veramente i nervi, prima o poi sarò abbastanza bravo da metterci anche quelle.
Allora, offerte fetide, nemici potenziati. I nemici di tipo, in questo nostro caso, i cagnacci, ottengono uno in più di punti vita e i boss ottengono uno in più di punti vita. Ecco, questa cosa dei boss, probabilmente questa solo se arrivi dal boss senza che te l'ha risolta, hai punto vita in più al boss. Quindi assolutamente bisogna risolverla. Quindi mettiamo i nostri classici due segnalini di intuizione qua sopra. Ogni volta che ammazziamo un nemico di quel tipo là, del cagnaccio, rimuoviamo un segnalino. Perfetto. E questa cosa mi gusta. Io direi di proseguire con un altro rito. Di solito gioco a due riti. Offerte fetide dei nemici velocizzati. Ah, questo qua è il Raton. Viene velocizzato, ottiene più 1 in velocità. Carino anche questo. Mi gusta anche questo. Mettiamocelo qua. Io quasi quasi mi giocherò il terzo rito. Vediamo un po', eh. Tanto qua si può fare quello che si vuole. Terzo rito. Rito ricco, amici ficco. Allora, scegliete uno slot attacco e segnatelo con un segnale di intuizione. Selezionate un nuovo slot quando trasformate la vostra arma. Quello slot non può essere usato per schivare. E ogni carta statistica giocata su di esso perde il suo effetto. No, questa è devastante. Offerta maledetta. Ma questa non lo voglio, dai, basta. Ci fermiamo a due. Questa era troppo devastante. Mi dà i nervi. Ok. Quindi abbiamo i nostri due riti. Andiamo a spostare queste. Quindi partiamo. Prendiamo le nostre tre carte. Un, due, tre. Speriamo di fare tutto per bene. L'altra volta ho fatto pochi pochi errori, ma qualcuno l'ho fatto, pochi, ma qualcuno l'ho fatto. Avevo preso una carta dalla pila degli scarti. Spero che non vi annoia questi gameplay, però io li faccio lo stesso, ragazzi, perché mi piace il gioco. Allora, abbiamo una Basic Stagger, una della forza e una dell'ability. Tra l'altro io, ecco, quando gioco e mi cambio le carte, mi immagino proprio di buttarci punti su quella skill lì, cioè su forza o su agilità, cioè... Ma ne immagino io, oh, ragazzi, molti giochi se non usate la mia gestione fanno cagare. Cioè, D&D sembrerebbe un gioco tra pazzi, se non c'è la mia immaginazione dentro. Tu vedi due che lanciano dei dadi parlando di cose che non vedono, sembra di essere dei matti. Quindi l'immaginazione ci vuole sempre nei giochi. Allora, andiamo a scartarci, che ne so, cosa scartiamo qua? Tutto questo c'è una quip stab, due slash. Ogni volta che clear uno shop. Secchi un nemico nel tuo cioè, fa un danno nemico nel tuo spazio. Doggio con questa, sì, col qui stab lo doggio. Ah, non stagger, dai, lasciamo perdere lo stagger. Che a parte lo stagger ce lo vedo bene con quello base, con l'hunter, quello che usavo io il classico. Ok, allora, primo tile qua. Vediamo un po'. Abbiamo un tesoro. E un cane potenziato. E noi chiaramente entriamo dentro con un movimento. Abbiamo fatto il movimento 1, abbiamo due punti movimento. Andiamo dal cane, dai, andiamo subito a rompergli le palle al cane. Lo andiamo a picchiare un pochino. Anche se potrei prendere la cosa, ma preferisco picchiare il cane. Allora, il cane, andiamo a prenderlo. Cos'ha? Ha 3 punti di vita, però per il rito ne ha uno in più, quindi ha 4 punti di vita, ma lo vedo comunque fattibile. Ha un attacco molto veloce, il morso rapido, che ti fa 2 danni, e poi un morso con slancio che ti fa 3 danni, però dopo questo attacco si allontana di una casella, e poi c'ha la capacità che l'andiamo a leggere un'altra volta. I cani rabbiosi si muovono di 2 caselle quando si attivano, quindi sono belli veloci. Ora adesso noi possiamo attaccarlo. Se io uso la forza, la basic forza, questa qua, lo sciotto, no, non lo sciotto perché questo qua comunque è forzuto, però abbiamo anche una dodge, quindi io direi di attaccarlo con una slash, attiviamo il combattimento, vediamo lui che gira, mettiamole qua quelle dei nemici, allora, lui gira una special, vediamo la special cosa fa, è il morso con slancio, a velocità 2. Noi abbiamo velocità 2, quindi sono contemporanei, però io potrei anche doggiarlo. Ho una qui stab a velocità 3, una slash, potrei doggiarlo. Cosa faccio? Vediamo. No, non lo doggio, quindi mi becco 2 danni, no, scusate, 3 danni. Qui ne becca due, perché gli attacchi sono contemporanei. Lui si allontana di una casella, quindi finisce qua.
Io scusate, non gli faccio 3 danni perché ne faccio uno in più. 3 danni. Però se doggiavo lo potevo ammazzare. Rewind, scusate, rewind. Ho fatto una cazzata io. Allora, ho visto adesso effettivamente. Ok, quindi fase 3, dopo aver girato la carta lì, io doggio, quindi non becco il suo attacco, pulisco lo slot. Quando pulisci lo slot fai un danno a un nemico nel tuo spazio, quindi farei un danno a lui. Ok, adesso lui non mi fa nulla e io gli faccio 3 danni dello slash e quindi lui muore perché ha 4 punti di vita. Ecco, non so perché non l'avevo vista sta cosa. Lo coppo così, che è molto meglio perché mi becco un, cioè intanto non mi faccio danno in questo gioco, meno danno vi fate e meglio per voi, e mi becco un experience. Ok, e in più togliamo via un insight da questo qua, dalla carta dell'offerta fetida qua. Ok, e rimango praticamente senza carte. Se attivo i nemici non ce ne sono, tocca a me, va avanti il round, prendiamo 3 carte e vediamo, ma non ve lo gioco tutto, gioco un paio di turni ragazzi, così tanto per divertirci un po', poi magari lo mollo qui, lo finisco stanotte sto dungeon, vediamo, o me lo finisco domani. Allora, abbiamo una draw, una basic e una clear slot. Noi dobbiamo andare il più velocemente possibile a trovarci chiaramente la leva del cambio, no, la leva del cancello, il cancello, e cercare di arrivare al boss. Praticamente è una corsa a tempo. Però quello non mi schifa, quello, anche se ci spreco veramente un sacco di carte adesso. La priorità direi che è trovare quello che ci serve trovare, quindi ci muoviamo come sono belle, tutte belle. Io la drone me la terrei, la dodge me la terrei perché c'è lì veramente una cosa buona, quindi faccio 1-2, finisco qua, andiamo avanti sempre di qua e abbiamo un crocevia, porca miseria, non riusciamo. Quindi 1-2 finirei qua. Qui abbiamo il campanaro, tienitelo caro, e un topazzo. Ok, allora la metto così la tile, ma io il campanaro lo ucciderei anche subito. No, facciamo così. Però il campanaro non credo di poterlo uccidere perché non è doggiabile, lui ha tutta roba che ti evoca. Quindi non riesco. Potrei uccidere invece il ratto del labirinto, che è velocissimo come cosa. Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Io gli entro qua. Allora, il ratto del labirinto si gira, pronto ad azzannarmi. Lui è un nemico del tipo qua, di questo calicerito, quindi ha un più uno in velocità. Questo topazzo, andiamo a ce la prendere, cioè già non è lento di suo, però anche un più uno di velocità. Ok, noi abbiamo sempre questa dodge qua che è carina, però facciamo così, attacchiamo con una basic draw 1, la butto sullo slash, quindi pesco una carta, vediamo lui cosa fa. Lui fa una special, cacchiarola, le due special sono andate. Allora, special sua cosa fa? Allora, velocità 3, perché ha uno in più, miasmi tossici, contrastato, gli attacchi del cacciatore avvelenato subiscono meno uno di velocità e meno uno di danno. Io non sono avvelenato, il veleno lo darebbe col morso, quindi va bene, però mi contrasta, vuol dire che se lui è più veloce del mio attacco, il mio me lo interrompe, e lui è più veloce perché ha un più uno, quindi velocità, quindi è un 3, quindi mi interrompe il mio attacco, ma io adesso posso giocare una dodge, questo è un velocità 3, dodge sul quick stab, doggiandolo evito tutto l'attacco, quindi tutta sta roba qua non dovrebbe farla perché l'ho doggiato. Poi si clear lo slot mio, clearando lo slot gli do un danno a lui, ok.
E adesso, dato che tutto questo attacco gli è saltato, io comunque il danno glielo dovrei fare. Due danni glieli dovrei fare. Quanto conta di vita? Tre. Quindi dovrei ammazzarlo. Sì, e quindi lo facciamo fuori. Non dovrei aver fatto cagate. Prendiamo una Blood Echoes. Molto forte questa cosa che gli fa il danno quando pulisce. Ok, siamo con una carta. Cosa facciamo? Mi è rimasto solo da doggiare. Bah, io quasi quasi me ne vado nell'Hunter Dream. Quasi quasi. Questo togliamolo. Allora, bah, io quasi quasi vado a livellare. Quindi me ne torno nell'Hunter Dream. Fu. Ok, torno nuovo, ero nuovo, qua va avanti il timer, posso prendere due carte in più, queste si tolgono tutte, questo si svuota. Allora, con questo tipo di hunter, che cavolo mi conviene prendere? Io direi di puntare a massimizzare il danno, dietro lo slam che è molto forte, va bene contro i boss principalmente. Stagger agile più uno, buona questa. Vediamo allora. Io farei un blocco 2, mi sfizia parecchio. E poi mi sfizia anche questa. Dodge, curi 1 e pulisci questo, qualunque altro slot. Sono molto forti entrambe. Allora, e butterei via quasi quasi due stagger. Io non so, questo qui non ce lo vedo staggerare questo Hunter. Cioè, gli stagger li tengo solo veramente su quelli che hanno tanta velocità sulla scheda. Quelli che hanno almeno due slot da tre, se no staggerare, non lo so. Cioè, non mi viene. Allora, ritorniamo dove c'è la lampa. Adesso quasi quasi andiamo su di qua perché di là non lo so, qua andiamo avanti con il timer, tra poco si resetta, anche se andrei a prendermi questo ninnolo che c'è qui. Ora 1, 2, 3. Allora, vediamo un po', se noi spostiamo questa possiamo andare un po' più in su. Quindi abbiamo due dodge, ne usiamo una e andiamo su in qua, vediamo un po' cosa ci sta. Allora, qua ci beccheremmo un rattone veloce e un ninnolo, ma sì, lo mettiamo subito qua. Allora, andiamo qui, abbiamo un ratto e un tesoro. Quindi adesso attacchiamo il ratto. Ratto, adesso uscirà un sacco di basic qua dentro, eh. Quindi la block la eviterei. Prendiamo sempre la carta del ratto qui. La Dodge, la Dodge mi piace, ma la sprecherei contro sto qua. Non lo so. Questo muore tranquillamente. Secondo me muore tranquillo questo qua. Vabbè, ce le giochiamo tutte. La giochiamo una defensive in slash. Vediamo lì cosa fa. Farà una basic per forza. Allora, fa la basic. Quindi farebbe il morso nefasto che mi avvelenano. Io questo lo doggio, quindi doggiandolo lo evito, clear lo slot. Lui si fa un punto di danno. Non sto qua a metterglielo con la defensive qua su danno 2, 3 punti di danno. Lui praticamente muore. Ok, ah no, aspettate un attimo, un tubazzo, perché lui ha velocità più 1, quindi lui ha 4, quindi io un doggio veramente una mazza. E no, mi sa che mi sega lui. Allora, io non lo doggio perché lui ha 4 di velocità, ha il più 1 del calice dungeon, del rito. Quindi lui mi beccherebbe 2 danni. 2 danni, ma io ne blocco 2 grazie alla defensive. Ma ciò non toglie il fatto che lui mi avveleni. Quindi lui mi avvelena. Pam! Mi avvelena e si fa due danni da parte mia. No, questo combattimento è un po' più ostico. Ok.
Siamo ancora nel mio turno, l'ultima carta, poter usare la Dodge per attaccare, a meno che, ecco, sì, potevo staggerarlo con questa però, Evitavo di prendere il veleno, ma sì, dai, lo staggero con questa. Se lo staggero, dopo che lui ha fatto la basic. Una carta, un blodeco per refresciare. È buona sta qua di Evelyn. Allora, la pistola di Evelyn, che ogni Hunter ha la sua pistola personalizzata, anche questo è un tocco di classe. Allora, no, lo staggero con la pistola, pummete, lui la basic non la fa, gliela cancello, non prendo veleno e gli do 2 punti di danno, tranquillo, così, proprio easy easy. Quindi tocca ancora a noi, potrei finirlo con una basic, no, perché comunque... Vediamo, se mi gioco l'ultima, lui poi mi attacca, non ho più la pistola e quindi me la rischio. Lui se potrebbe fare un'altra basic, però lo ammazzo, poi tanto vado ad Hunter Dream, ma sì, che me ne frega, io gli faccio una quick stab, proviamocela. Quindi uso la Dodge per una quick stab. Metti che... No, però sono un cretino, perché... Allora, lui può uscire a lui solamente, allora, lui ha fatto due special. Allora, lui può uscire o la capacità... O la basic, e la basic anche se gliela faccio a 3, lui comunque a velocità 4, ciao, non lo crepo comunque, cioè tanto vale fare una slash, è uguale, qui sta me la tengo, dai, allora attacco con questa, con una slash, vediamo un po', lui fa una basic di nuovo, la basic a velocità 4, ciao, quindi mi avvelena comunque e mi fa 2 danni. Due danni, io gli faccio 2 danni e lui saluta e mi becco un Blodecos. Ok, il mio turno finisce e mi becco un danno da veleno. Ok, poi qui si va avanti con il timer 1, 2, 3. E si resetta la board perché siamo su luna rossa. Luna rossa, lui torna, boom, viene un topo qui, poi viene un cane qui e un topo qui. Ok, adesso mi piace quando la board si popola. Allora, abbiamo 3 carte, tra cui 2 draw e un attacco. Ce ne facciamo poco. Lui non lo accoppo sul colpo, ho 3 punti ferita più sono avvelenato. Potrei andarmene nell'Hunter Dream accorciando tantissimo le possibilità di vittoria nel dungeon. Però io vorrei usare la sua arma dall'altro lato, che è molto figa, e sciotta i nemici. Però mi prendo un sacco di mazzate, ma li sciotta. E di là, tra l'altro, la combo slash mi permette di rigirare l'arma gratis. Molto bella quella cosa lì. Però adesso non ho una situazione buona in cui farla questa cosa. Soprattutto quando ho questi qui che sono molto veloci, non va bene. Allora, io mi sono dimenticato di togliere i segnalini da qua, però. Ogni volta che ammazzate un topazio, quanti ne ho ammazzati? Mi par due. Quindi no, questo me lo sono fatto, ragazzi. Questo rito me lo sono fatto, non sono più veloci. Vabbè, ciò cambia tutto, perché con questo rito qua mi cucco tre Blodecos. Ma sì, dai, me ne vado. Una di queste, tanto vado nel Hunter Dream, via, avanti qua col timer. 4 upgrade, scambiamo queste. Sto giocando un po' la cazza, ve lo dico, cioè non so neanche se ho fatto le cose giuste o meno, perché è giusto una partitina così, tanto, tanto per, proprio rilassante prima di andare a cenare. Allora, qua se ne va via tutto, e vediamo un po' cosa ci pigliamo. Recuperiamo. Ma no, il gioco a mio avviso è bilanciato così, questo video più che altro era per parlare delle skill e del bilanciamento del gioco. Il gioco è bilanciato a mio avviso molto bene, molto molto bene. Non ha bisogno di altra roba da metterci qua, non ha bisogno soprattutto di essere appesantito. Per certi versi dovete comunque stare sempre molto attenti, perché
sempre molto concentrati, cioè non è un gioco che ha bisogno di altra roba questo. Allora, questa è quella basica. Sto spantegando il mazzo qui per vedere, facciamo quest'ultimo upgrade. Adesso io cambierò quattro carte. Questa roba che gli metto in più mi potenzia veramente tanto. Ad esempio, qua potrei prendere. Questa è una stag, è una dodge che può anche staggerare e pulisce lo slot. Questa qua si sposerebbe benissimo con il mio personaggio. Quindi andiamo a prendere perché mi sembra bella. Poi ne abbiamo quattro. Abbiamo una Dodge che ci cura. Mancano carte di potenziamento. Ma prenderò una Second Wind che mi cura. L'ultima. Ma io quasi quasi prendo la stagger a più uno di velocità. Che se non avessi il più uno di velocità. Allora, quindi prendo queste quattro carte qua e già con queste il mio personaggio diventa veramente molto più forte, ma visivamente più forte. Allora, questa stagger la butto e mi ci ficco la stagger che pulisce lo slot. Poi, questa che clear me la faccio al posto di una di quelli normali, che la butto. Questa stagger, sinceramente, non saprei farla al posto di chi? Io quelle col più uno di danno me le terrei. Questa qui me la toglierei al posto di una Basic Trove, anche se non è che sono così convinto. E poi una Second Wind che non pesca. No, questa al posto di una di queste qui. Ok, adesso mi sono, ecco, dato che appunto il video è nell'ottica di vedere il bilanciamento. Allora, com'è cresciuto questo personaggio? In maniera abbastanza anomala, se vogliamo. E qua finiamo il video con quest'ultimo discorsetto. Allora, sull'attributo forza io dovrei avere solo queste due. Quindi il mio personaggio, immaginiamo il videogioco, io in forza non ci ho buttato praticamente nulla. Poi sono andato sull'agilità e lì gli ho buttato queste quattro carte qui. Quindi direi che l'agilità l'ho potenziata non poco. Queste qua fanno tutte dodge, tutte clearano lo slot, quindi mi innescano l'abilità dell'arma che è un danno gratis, e ne ho due che curano, praticamente uguali, e poi le due basic che probabilmente più avanti, livellando ancora un po', le andrò a cambiare. Quindi per ora è un personaggio abbastanza molto agile. Poi abbiamo due skill di abilità, diciamo, adesso non mi ricordo come si chiamavano, mi pare che ability, qualcosa del genere. Abbiamo due stagger che sono molto, cioè tutte e due speciali, perché questo mi clear lo slot, quindi anche lui mi comba col personaggio. Questo qua invece mi dà la possibilità di staggerare realmente perché ha velocità più 1, quindi posso usare tutti i miei slot di slash per staggerare gli attacchi a velocità 2, o il quick stab addirittura per staggerare gli attacchi a velocità 3. I nemici che abbiamo là hanno tutti attacchi da velocità 2 e 3, quindi cioè, poi molte carte, cioè, tu le prendi in base anche ai nemici che vedi, quindi cioè, questa cosa a me è molto, mi piace un casino, il fatto di dover cambiare sempre le vostre tattiche di partita in partita, lo rende un gioco molto fresco, molto più che un gioco che ha molta più, diciamo, possibilità di personalizzare il personaggio, ma è che è statico. Poi ripeto, ma è tutto qui, è tutto nel deck building il gioco. Di personalizzazione, che non è poco, ragazzi, non è poco, non ci voleva altro, credetemi. Allora, qua abbiamo sulla costituzione, cioè ce l'abbiamo molto resistente, abbiamo queste qua due basic, queste due nuove che sono molto buone. Questa mi blocca danni, che è sempre utile contro i nemici che fanno una sfracca di danni, e questa qua mi cura anche lei. Quindi abbiamo una potenzialità di cura non da poco, perché abbiamo due heal qui, un heal 2 qui e due heal da 1 qui. Quindi possiamo stare molto di più in combat. Abbiamo quello che dove soffriamo è il poco danno, però se noi usiamo l'altra parte della scheda, abbiamo questa qui da 4 danni, questa qua ci permette di dare le ranzate definitive. È che è lentissima, quindi qua mi prendo veramente un sacco di botte, ma questa qua usata con la block, direi con la block 2, ci sta tantissimo. Vista la quantità di carte skill che avete, nemici e personaggi, le possibilità sono tantissime.
Cioè, ora che ve le esaurite tutte, ma ne dovete fare di partite, ma tante. Comunque, non voglio annoiarvi più di tanto. Non vi faccio la fine del gameplay, perché penso che il gameplay a voi interessi poco, interessa magari più sentirmi parlare sulle caratteristiche del gioco. Se qualcuno di voi si sta reippando per questo grandissimo gioco, ben venga, sono contento. Faccio apposta i video, no, non li faccio apposta, però questo gioco merita, ragazzi, c'è poco da fare. Se non ce l'avete, adesso che dovrebbe uscire di nuovo il set base italiano, fine di questo mese, massimo penso entro metà del prossimo, fateci un serio pensierino, perché nonostante questo gioco ha 3 anni o 4 anni, come volete voi, cioè è un gran gioco questo. Cioè, questo veramente vi supera tutti quei giochini dove tiri una fracca di dadi, dove stai lì a dover romperti le palle con 6.000 token, ma a mio avviso non ti danno il feeling di questo. Questo è un feeling veramente fresco, che non lo so, che gira bene, è un gioco agile, hanno fatto veramente un grandissimo prodotto questo Bloodborne, e mi sta entrando nel cuore anche lui, devo dire la verità. Poi se avete videogiocato e amate i board game, ragazzi, se vi fate scappare questo, non so, siete proprio dei babbi, cioè, non ha senso alcuno, cioè, non esiste che vi fate saltare questo gioco se avete amato il videogame e amate i giochi da tavolo, e questo è un must buy a occhi chiusi. Allora, ultime parole, perché questo forse sarà l'ultimo video che faccio su Bloodborne per un bel po' di tempo, a meno che non me lo chiedete voi. Che espansioni prendere su Bloodborne? Ora, chiaramente la Calice Dungeon a mio avviso ci vuole, ti provi le build, ti provi i personaggi, ti fai le one shot, c'è il PvP che nessuno si è giocato in questo gioco, ho sentito dire che non gira tanto bene, ma lo voglio provare il PvP assolutamente, perché comunque mi intriga anche il PvP, e quindi, e in più vi aggiunge altri 4 personaggi, vi raddoppio quelli del gioco base. Della roba uscita in retail è quella che forse vi dà di più, forse come contenuto. Comunque, a mio avviso, la Calice Dungeon è imprescindibile, cioè, è una espansione da avere. Tenete conto che la Calice Dungeon dentro può usare tutti i nemici di tutte le espansioni che avete, quindi potete farvi delle one shot con una varietà incredibile, combinazioni che nella campagna non vedete, e credetemi che quando cambiate un nemico sul suono del cacciatore vi cambia tutto, perché i nemici che interagiscono tra di loro, tipo il campanaro che vi va a evocare altri nemici, cioè vi fa un bel change nella partita, quindi più nemici avete qui, più varietà avete, e veramente più vi si stravolgono le cose. Poi le uniche altre 2 espansioni che io vi consiglio sono quelle 2 grosse delle campagnozze aggiuntive, che vi vanno a raddoppiare effettivamente le campagne del gioco. Il gioco ha 4 campagne, con le 2 espansioni grosse avete altre 4 campagne, perché sono 2 più 2, sono campagne molto belle, più sfidanti del gioco base, più interessanti, ognuna di loro ha una side quest che può essere aggiunta anche al gioco base, mentre vi giocate la campagna del base, viene ficcata dentro nei consumabili, può venirvi fuori una side quest in cui finite in quelle mappe lì, hanno dei tiles nuovi, quindi avete il tile del bosco che rompe un po' con i tile quelli normali, anche questi sono diversi dal normale ovviamente, e poi avete i tile del castello, quindi io quelle lì che sono in italiano ci sono, le trovate, io assolutamente se vi piace il gioco ve le consiglierei, sono quelle che hanno più senso. Per quanto riguarda le altre, le campagnette piccoline mi pare che in italiano neanche ci sono, quindi se comprate italiano quelle lì non sono un problema. Ne rimarrebbe una, ovvero come si chiama, quella del sogno del cacciatore, io ce l'avevo in inglese, quella che vi dà il nemico finale, tutto quanto potenzialmente era una espansione fighissima, a me piaceva l'idea, io quella lì me la son giocata in inglese tanti anni fa, ed è quella che vi dico mi è piaciuta meno. Ora, quella secondo me ha senso se volete scontrare contro le nemesi dei vostri cacciatori. La versione retail dovrebbe avere solo i cacciatori, quelli che avete in retail, quindi i vostri, ce li avete anche in formato nemico. E erano carini, quelli soprattutto li potete usare per aumentare la difficoltà di una partita, perché se non ricordo male li potevate inserire oltre nemici base là sull'Hunter Dream, come nemici aggiuntivi, fantasmi che invadevano, adesso non mi ricordo esattamente, ma vi vanno a aumentare un bel po' la difficoltà, perché erano veramente tosti. Nel Kickstarter io avevo veramente tutti i cacciatori aggiuntivi cattivi, perché nel Kickstarter ne hai il doppio di personaggi, però vanno benissimo anche questi 8. Ok,
E poi hai la campagnozza finale con l'emico finale. La campagnozza finale, ti dico la verità, a me mi è andata di traverso, ma di brutto. Era una rottura di coglioni che non finiva più. Quindi io, quella espansione lì, che costa un bel po', una cinquantina di euro, solamente, cioè, per la campagnozza non la consiglierei. Cioè, voi, tanto non credo neanche che ne avete voglia. Quando finite una campagna di queste qua normali, l'avete finita, punto e basta. Non penso che avete voglia di farvi un quarto capitolo e finirvi in quella campagnozza lì. Certo, arrivate con i personaggi praticamente super livellati, siete fighissimi, però cioè, la campagna in sé proprio era una rottura di coglioni, c'era cioè, una rottura di balle incredibile era. E poi alla fine avete semplicemente da andarvi a scontrare con i due boss, che vabbè se conoscete il videogioco sapete chi sono, c'è l'aspetto della luna e c'è il cacciatore, il primo dei cacciatori. Vi potrebbe interessare così a livello di lore. Ha una tile dentro, devo dire, che è bellissima, perché la tile, che è doppio lato, è bellissima, cioè chiaramente è un fanservice incredibile. C'è il posto, l'Hunter Dream proprio disegnato, poi la giri, c'è il campo di battaglia finale con tutti i petali di fiorellini, lì di ciliegia, non so cos'è. Comunque sta di fatto che la tile è bellissima. Allora, secondo me quella è un'espansione che se siete completisti, vabbè, la prendete, tanti saluti e baci. A parte che quella adesso non so se la ristampano, ma mi pare che sia abbastanza introvabile in italiano. Se lo fate per la campagna, a mio avviso non ha senso. Cioè non è bella quella campagna lì, poi avete gusti diversi, vabbè prendetela. Per i cacciatori nemesi che vi aggiungono difficoltà, lì già un po' più di senso ce l'avrebbe. Io se dovessi trovarla, io non la prendo, se dovessi trovarla scontata al 50%, sì, la prenderei solamente per giocarmi le nemesi. Non credo che mi giocherò mai più quella campagna lì, perché veramente ho gli incubi a pensarci. La campagna finale, no? Mi ha fatto proprio cagare. Sinceramente forse è stato uno dei motivi per cui poi ho venduto tutto il KS. Quindi non lo so, ero rimasto scontato, però le mie sensazioni di quei tempi lì erano molto distorte, perché come vi ho detto all'inizio ero andato completamente in burnout, quindi avevo troppa roba, troppa carne al fuoco, troppi cacciatori, troppe scelte, un casino. E non lo so, ero andato veramente in burnout, adesso me lo sto godendo molto molto meglio. Detto questo, ragazzi, con Bloodborne io direi di aver finito, non vi romperò più le scatole con questo gioco, sappiate che rimane uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi questo, veramente un grandissimo, grandissimo prodotto. E niente, se proprio a furor di popolo mi chiedete altri video su questo, magari vi faccio. Avrei voluto portarvi una campagnetta, magari nel castello o nei boschi, però vediamo, cioè me la dovete chiedere, altrimenti non sto qui a fare questo perché ho altri giochi da portarvi, altra roba, altra carne al fuoco, da portare. Poi ci sono quelli di League of Dungeons che mi pressano e lì non lo so, ragazzi, ci vorrà un bel po' di tempo prima che vi porterò il quinto capitolo. Comunque, niente, io vi ringrazio tantissimo e ciao alla prossima da Borghese dintorni.